Ciao ragazzi da AgroLollo204 e benvenuti nel secondo episodio della mappa Risaie del Nord. Ragazzi, mietitrebbia nuova, contestata altrettanto nuova della Cressoni. Io vi consiglio sempre di prendere questa perché tra l'altro, guardate, l'ho personalizzata Fendit, vedete? Con questo colore verde scuro e rosso. Perché comunque questa lama è ripiegabile e vi consente di fare migliori trasferimenti su strada. E oggi ragazzi andiamo a raccogliere il riso che ho seminato l'altra volta. In teoria ho anche iniziato un pochino a mietere con l'altra mietitrebbia un po' dell'altra coltura, che sarebbe non del... sarebbe dell'alfalfa, però non mi ricordo bene cos'è l'alfalfa. Comunque, prima di cominciare, lasciate like e iscrivetevi al canale. Detto ciò, partiamo. Dovrei in teoria anche avvicinarmi questo trattore, che è abbastanza lontano. Solo che dove giro questo trattore? Anzi, prima di cominciare a mietere, anzi, prepariamo la mietitrebbia. Così dispiega lama. Spiega lama, certo. Poi prepariamo pure la mititrebbia. E adesso andiamo a fare così. E in più ragazzi, se vi state chiedendo perché ogni volta che mi fermo spengo il motore dei mezzi, è perché non voglio farli consumare troppo carburante, perché già una volta mi è capitato di mietere e rimanere senza carburante con la mititrebbia. Comunque, con la TC5070 sulla mappa Sosnovska. Allora, dov'è il trattore? Lo steir, eccolo qua. Adesso, lampeggianti non li accendiamo e facciamo inversioni in questo campo. Sì, lo so, un po' scomoda come cosa, ma dobbiamo farlo, ragazzi. Eh sì, ragazzi, devo farlo. E poi, ragazzi, vi devo dire un'altra cosetta, ragazzi. Avete notato che qualche volta, quando seminiamo o comunque facciamo dei lavori, ci vengono sempre sul campo degli uccelli che vengono a beccarci via i semi che abbiamo pazientemente seminato? Beh, non succederà più, perché non ho ancora scaricato, ma sul mod hub ho visto che c'è una mod interessante di una sorta di... è una sorta di tromba che fa un richiamo che tiene alla larga gli uccelli dal campo. E in più si può mettere come tocco estetico uno spaventapasseri. Che ne dite? Quindi magari, se gli uccelli ci vengono a rompere un po' le scatole, mettiamo questa specie di cosa. Mettiamo l'allarme. Va bene, adesso però si parte con la mietitura del riso, ma in Italia, ragazzi, mietitura del riso, ma italiana. Quindi salto di qualità del riso dall'Italia al Brasile. E si parte. Guardate qua. Ragazzi, che ne dite? Tra l'altro stiamo pure facendo la paglia dietro. Tra l'altro si è caduto in acqua e è tutta inzuppata, quindi non fa niente. In più, ragazzi, in risaia, dopo che si è mietuto, si fanno operazioni di pareggiamento del terreno. Solo che non ho una livellatrice adatta. Si tratta di una livellatrice da risaia apposta, che l'ha fatta Peppe 978. In pratica serve per rifare il terreno di una risaia. Quindi la prossima volta ci dobbiamo fare questa risaia, quindi ce la compriamo. L'unica cosa è che richiede una potenza di un trattore elevata, quindi serve, per questo attrezzo serve una testata, cioè non una testata, scusate, un trattore molto potente. In più, scusate ragazzi, stiamo mettendo di notte, ma adesso vorrei andarmi un attimo a fare una dormita. Una dormita, e di notte devo farvi vedere un'altra cosa. Guardate qua, ragazzi.
Questa è una mod che ti permette di vedere al buio, però a costo che non puoi correre. Che cacchio, ragazzi. Possiamo solo dormire 5 ore, fa niente. Togliamo la visione notturna, tanto adesso siamo di giorno. Olle! Così ci piace di più, Mietere. Ok, abbiamo una vista più nitida sul campo. Si vede meglio dove andiamo, perfetto. Ma non so se sto campo sia abbastanza largo da poter riempire quasi tutto il rimorchio, non credo, perché il rimorchio che ho preso è bello grosso. In più, adesso che il riso è maturo, possiamo pure chiudere la chiusa. Esatto. Adesso l'acqua, vedete che si è... Vedete adesso, ragazzi, che l'acqua si è ritirata. Infatti. Adesso come facciamo manovra? In uno spazio più ristretto. Vediamo, facciamo così. Dai. Bene, bene, ragazzi. Ok. Speriamo di riuscire a fare anche un primo carico e niente, ragazzi. Beh, ragazzi, allora mi sono fermato un attimo perché in pratica mi ero bloccato un attimo con la mititrebbia, perché vedete questa specie di rampa? Ecco, mi sono bloccato un pochino di lato, quindi sono sceso, però alla fine ce l'ho fatta anche senza farmi liberare da un trattore, ce l'ho fatta. Poi ragazzi, volevo annunciarvi che tipo così, ragazzi, ho fatto, vedete, così ho fatto. Volevo annunciarvi comunque, stavo dicendo, di un'altra tipologia di video che vorrei portare sul canale, vale a dire i video cap view, ragazzi. Forse ne avete già sentito parlare. In pratica sarebbero, tra l'altro si fanno anche nella vita reale, dei video in cui si vedono tutte le lavorazioni agricole, però viste da dentro la cabina la cabina, Quindi pensavo in qualche modo di qualche mia lavorazione che non vi ho mai fatto vedere off camera, di farvela vedere, ma in prima persona. Mi sembra un'idea molto carina, ragazzi, che potrei fare. Eh sì, ragazzi, mi è proprio venuta adesso al volo quest'idea. Quindi magari prossimamente vedrete un video cap view. E non mi sembra neanche un'idea molto malvagia, anzi, la trovo perfetta per questo canale. Ditemi voi che ne pensate, poi. Siamo arrivati a quasi metà del riempimento della mititrebbia. Come vedete, siamo al 50% di raccolto. 50% di raccolto. Tra l'altro si sta riempendo abbastanza anche velocemente la macchina. Poi in più off camera andrò a finire di mietere l'altro campo dove c'è l'alfalfa. Però poi magari nel prossimo episodio vi dirò che cos'è l'alfalfa, perché non mi ricordo che cos'era l'alfalfa. Forse era l'erba medica, ma non ne sono sicuro, Perché è una parola inglese, alfalfa. Mi pare che sia l'erba medica, non vorrei dire, ma io so che l'erba medica non si miete, ma si falcia per darla come foraggio, ma non ne sono tanto sicuro, quindi vado a cercare, faccio una ricerca e poi vi dirò, ragazzi.
più ragazzi stiamo mietendo così, seguendo il perimetro del campo per una questione di spazio di manovra che è abbastanza ristretto. Quindi lo faccio per non trovarmi poi a fare delle manovre in cui la mititrebbia rimane bloccata. Quindi facciamo solo queste piccole svolte un po' così, ma niente di che ragazzi. Tra l'altro questa mititrebbia è, come struttura è uguale alla Fendit, cioè alla Massey Ferguson che avevamo, solo che cambia il marchio, che è Fendit. Questa qua è la, si tratta della Fendit 6275 L, chissà se è autolivellante questa, perché io, che io sappia, questa dietro c'ha la sale posteriore delle ruote che nella vita reale si alza per fare la mititura in pendenza, ma non ne sono tanto sicuro. Perché qua non ho ancora visto mititrebbie autolivellanti per console, eh? Tipo la Laverta, quella 3350L, che è una mititrebbia autolivellante, non c'è. Non è ancora arrivata su console, magari arriverà prima che esca Farming Simulator 22. Non lo so ragazzi, perché così poi vi farò vedere anche le ultime mod di Farming Simulator, per poi chiudere e passare magari al Farming Simulator 2022 e vedere un po' che cosa ci riserva. Tra l'altro hanno pubblicato anche la Giants i primi screenshot del gioco, e tra uno dei mezzi che ci sarà il Massey Ferguson nuovo, quello 8S, un trattore che ho visto anche in prova in campo, molto interattivo, comandi digitalizzati al massimo, cioè proprio pure il cruscotto davanti, tachimetro, ore di lavoro, è tutto un computer, eh? Tutto un computer. Abbiamo anche finito di riempire la mititrebbia. Ok, adesso andiamo dal trattore e ci mettiamo un po' di riso, un po' di risotto dentro il rimorchio. Vediamo se ci sta da qui. E certo che ci sta. Ah, adesso vediamo un po' com'è fatto dentro il riso, eh. Mi sembra fatta bene la texture, eh. Mettiamola uniformemente qui. Andiamo un po' qui. Ops, un po' fuori l'ho messo, ma non fa niente. Io metterei tutto un po' uniformemente, sapete? Questione di uniformità. Ok ragazzi, dunque questa era l'inizio della mititura del riso. Ovviamente andrò avanti io a mietere sia il riso che l'altro campo, l'alfalfa, e sarà un lavoraccio ragazzi, lo so. Comunque, se questo video vi è piaciuto, ricordatevi come sempre di iscrivervi al canale e lasciare un bel pollicione in su. Comunque detto ciò, ci vediamo la prossima volta. Ciao ragazzi.